Detto parlando di Udinese Napoli, una cosa che io non condivido. Stiamo bene, l'Udinese non può stare bene, perché la brillantezza non si acquista in un negozio, la brillantezza si acquista e si ritrova con l'allenamento regolare durante 7 giorni. Se, ti ripeto il concetto, se tu paghi troppo dazio alla sfortuna sotto forma di infortuni, chi si è rimasto infortunato e recupera non può allenarsi. Adesso finalmente potrete, finora non avete avuto questa possibilità, perché avete giocato 3 volte in 8 giorni, quindi non state bene. No, questo invece io lo penso nel modo più assoluto. Quelli sani, quelli che hanno giocato, quelli che possono allenarsi, quelli che sono stati chiamati in causa in questo periodo, secondo me stanno bene. La squadra dal punto di vista fisico sta bene. È chiaro che adesso c'è in questo periodo, proprio in questo momento, una somma di prestazioni e una somma di partite, un numero di partite ravvicinate che si faranno sentire. Però secondo me, se c'è un problema che non abbiamo, è quello che quelli che possono allenarsi e che stanno giocando stanno bene. Io concludo, sì, è vero, concludo, però quelli che non hanno potuto allenarsi sono elementi cardine. Pinzi, per esempio, non ha la brillantezza che aveva fino prima dell'infortunio. No, secondo me no, secondo me. Guarda, noi abbiamo giocato una partita ad altissima intensità con un grandissimo dispendio di energie giovedì. Siamo partiti fortissimo. E comunque anche fino alla fine abbiamo cercato di arrivare a quel gol o quel gol che ci avrebbe potuto far riaprire, ridare speranza. Quindi se non stai bene non riesci a fare un certo tipo di partita, parlo dal punto di vista fisico, poi dal punto di vista per altri aspetti abbiamo già parlato delle defezioni, degli infortuni, dei trabocchetti, delle complicazioni. Ormai detto e ridetto, non fatemi ripetere che non ne ho voglia. Approfitto, mister, per continuare su questa onda. Si parlava allora della buona salute dal punto di vista fisico almeno. Ci consentirà, vi consentirà di affrontare il Napoli con un determinato atteggiamento, magari le chiedo quale, visto che ci sembra a tutti che schiacciandolo, tenendolo in area, pressandolo, possa soffrire un po'. Abbiamo visto che ha preso 7 gol nelle ultime 2 partite, quasi tutti di testa. L'Udinese, se ce lo può anticipare, potrà fare una partita del genere o avrà un altro atteggiamento? Questo, io dico che l'Udinese può fare una buona partita, ma di fronte abbiamo quella che secondo me è la terza forza del campionato, che sarebbe secondo me lì in cima, vicino, poco lontano da Milan e Juventus, se non avesse avuto questa splendida distrazione e quello splendido percorso che ha fatto in Champions League, perché sono uomini anche loro, quindi, però adesso anche loro devono concentrarsi soprattutto sul campionato e un conto è pensare di poter fare una bella partita. Io il Napoli schiacciato nella propria area non l'ho visto mai, cioè non l'ho visto contro nessuna squadra, ci sarà stato qualche minuto in qualche volta, ma il Napoli è una squadra molto forte, una squadra che ha giocatori, che ha talento, che ha impeto, un allenatore che io stimo molto, e quindi noi siamo in grado di fare secondo me una buona gara, però come sempre, per chi ha fatto un po' di sport, ci sono anche gli avversari da considerare. Ciao mister, buongiorno. Mazzarri in conferenza ha detto che 33 punti a disposizione ancora da qui alla fine del campionato sono tanti, può succedere di tutto, no? Per questa lotta Champions. Sei d'accordo che non è domani una gara decisiva per questo risultato? Io ho detto il Napoli terza posta del campionato, ma anche l'Udinese è sempre stata lì. Sì, no, noi abbiamo sempre detto che per me questa è la mia stagione
migliore, devo dire, sicuramente migliore rispetto a quella dell'anno scorso, e che è stata splendida, perché arrivati fino a qui, col percorso in Europa League e con questa classifica, devo dire che insomma sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, però sono convinto peraltro che non sia decisiva nella maniera più assoluta la gara di domani, e basta, non so se riusciremo, l'ho detto dal primo giorno, perché il primo giorno di campionato noi siamo andati in testa alla classifica perché abbiamo fatto una vittoria, poi la seconda domenica abbiamo fatto un'altra vittoria, eravamo in testa. L'ho detto in mille salse, non so se noi siamo capaci di rimanere così in alto in classifica, non so, perché le forze in campo le fanno tante altre componenti che non voglio, lecite ovviamente, componenti legate alle forze della squadra, delle squadre che partecipano al campionato. E quindi essere ancora lì, secondo me, a metà marzo, a 10 giornate dalla fine, beh, trovo che sia importante. Aggiungo però che a forza di dire, lo dico non a me, ma lo dico per tutti noi, dai, a forza di pensare che abbiamo una bella classifica, gli altri cominciano ad arrivare in maniera importante, quindi bisogna muoverla questa classifica, bisogna farla andare in avanti, perché ovviamente adesso mancano 2 mesi che saranno un soffio, anche se sono tante partite e saranno decisive probabilmente le ultime, e noi confidiamo di essere alla fine della nostra stagione, se possibile, ancora in lotta con le grandi, o con le grandi, perché dovesse essere anche lotta per la Europa League, per l'Europa comunque, saranno sempre lotte contro le grandi squadre, perché quelle sono lì i dintorni. Quindi non è assolutamente decisiva, è importante, è difficile, e noi cercheremo di farla bene. Ti chiedo un'altra cosa, hai per caso sentito Hiller, o come lo aspetti domani, come lo accoglierai, visto che insomma è stato uno dei protagonisti con te l'anno scorso? Beh, ci siamo sentiti nel recente passato, ma adesso negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo no. Domani gli farò i complimenti perché ha fatto un gol straordinario, molto bello e molto difficile. E sono contento che sia un giocatore importante del Napoli, insomma, anche se anche lui ha avuto un periodo di appannamento, non lo so, poi. Ma Gokhar è un giocatore vero, è un uomo vero, quindi so benissimo che sarà e ancora di più protagonista, perché è un giocatore che migliora di partita in partita. Mister, buongiorno, una domanda. L'Udinese è la squadra più giovane della A, e questo è un dato di fatto che vi fa onore per quello che state facendo, 25 anni di media. I titolari hanno avuto un rendimento ottimo, lei crede che però è mancato qualcosa da parte della panchina? No, io penso che tutti hanno dato il loro contributo, tutti quanti, a seconda naturalmente delle possibilità che hanno avuto a disposizione, ma io del mio gruppo sono assolutamente soddisfatto. Adesso però c'è da spingere ancora, e bisogna fare ricorso a tutte le nostre risorse, perché appunto, come dicevo prima, per restare in Europa, bisogna aggiungere punti alla nostra classifica, se no non si verificherà se non aggiungeremo punti. Mister, buonasera. Qual è il sentimento che regna di più nello spogliatoio in questo momento? C'è una voglia di riscatto immediato, c'è anche un po' di sconforto per una qualificazione che in effetti poteva arrivare? No, i ragazzi devono stare spia. I ragazzi devono stare tranquilli e devono avere fiducia in loro stessi, perché hanno dato tutto quello che potevano e il percorso è stato comunque importante. Ovviamente giovedì sera c'era amarezza, perché avevamo la possibilità di passare il turno, magari prima c'era forse un po' di scetticismo da parte di tanti, forse anche qualcuno di noi pensava che fosse una sfida, invece ho visto una squadra entrare in campo con grande voglia, con grande determinazione.
loro devono stare tranquilli. Io, anch'io sono rammaricato, molto rammaricato, anche perché sono convinto che potevamo evitare quel gol e una pezza importante potevo mettercela io, quindi mi assumo le mie responsabilità, perché io mi ero accorto che dovevo fare una mossa, un qualcosa dovevo fare, ma mi sembrava che la squadra stesse andando così bene che ero diciamo così, quando ero tentato di fare una mossa, ma allo stesso tempo volevo non toccare niente, perché avevo visto una squadra giocare con un grande impeto, e quindi in quel momento ho forse temporeggiato troppo. Quindi loro devono stare tranquilli, quello che dovevano fare lo hanno fatto. Ci sono state squadre più importanti di noi che non hanno neanche cominciato l'Europa League, sono uscite molto presto, noi siamo stati l'ultimo a uscire. Ci dispiace, ma adesso bisogna guardare avanti. Mister, buon pomeriggio. Il patrono Giampaolo Puzzo ha dichiarato: riprendiamoci l'Europa, magari puntando al terzo posto. Cosa pensa? Questo è uno stimolo per voi, un monito a cercare di raggiungere questo obiettivo? Noi è da inizio di stagione che, secondo molti pareri, diversi, ci troviamo a lottare per l'Europa dalla prima partita di campionato. Secondo molti osservatori, non ci davano in lizza con le squadre, nel gruppetto delle squadre che si giocano all'Europa. Noi ci giochiamo l'Europa, stiamo nella classifica delle squadre che giocano per l'Europa, e per noi è motivo di orgoglio esserci. Relativamente alla gara con il Napoli, immagino che ha studiato molto bene la formazione di Mazzarri. Cosa c'è da temere, se soprattutto il reparto offensivo? Ma io ho grande ammirazione per Mazzarri, perché se il Napoli sta diventando un top club, perché il Napoli sta per diventare un top club, molto merito è suo e dei suoi giocatori. Provo molta ammirazione per lui e per il Napoli. Non so della formazione, perché quando si gioca durante la settimana le decisioni normalmente si prendono alla fine, perché quando si gioca il mercoledì, poi il sabato, oppure la domenica, o il giovedì e la domenica, aspetti fino all'ultimo per vedere se riesci a recuperare qualcuno, o comunque ti tieni tutto il tempo necessario per poter decidere. Quindi so come gioca il Napoli, abbiamo visto come gioca lui, si vede, si può capire, ma quello che è importante è che il Napoli è una grande squadra, perché si conosce come gioca il Milan, si sa come gioca il Barcellona, però non basta questo per fermare certi tipi di squadre. Mister, buongiorno, lei diceva prima, appunto, giustamente dall'inizio dell'anno che praticamente lottiamo per l'Europa. Pensa che questo, paradossalmente, o teme che possa essere quasi uno svantaggio psicologico, guardando appunto anche la partita di domani contro il Napoli, che invece è in corsa? Cioè, chi starà meglio da questo punto di vista? I ragazzi possono sentire la pressione, ma poi che siete stati recuperati. Ma quale pressione? Ma no, questo non esiste, Ci sono delle squadre che sono partite con campagne acquisti, con progetti di un certo tipo, per cui è quasi doveroso per alcune squadre, per certe squadre, essere nei primi posti. Per l'Udinese questo non deve rappresentare motivo di pressione, per l'Udinese deve restare come sempre motivo di entusiasmo, spinta e motivazione per cercare di fare il possibile di restare con le grandi. Questo è quello che ci deve animare e basta. Aspetta.